Mister, un Casarano che non ha sfruttato i due regali della Macedina, quello sul rigore e poi il secondo gol dove suo calciatore è stato lasciato solo, poi fondamentalmente non c'è stato molto altro da parte della sua squadra. Lo ha detto ai suoi ragazzi, lo ha notato anche lei. Ci sta menando a mare, insomma. A me non è sembrata, è sembrata una partita equilibrata, per carità, e noi come Casarano potevamo vincerla sfruttando, come dice Deli, gli errori della Nocerina, però solitamente le partite si possono vincere anche da questo, come si possono anche pareggiare, come è accaduto oggi, da una punizione al contrario vista dall'arbitro, fin troppo evidente, e poi ovviamente da un bellissimo gol che ha fatto su punizione, e questo è impagabile. Però la cosa per noi è comunque una vittoria sfumata per come è accaduto, insomma, solo per questo. Ci sono altre domande? Prego. Balestrino, Nocerina Live, buonasera mister. Partita tutto sommato equilibrata, il 2 a 2 per quanto si è visto in campo probabilmente il risultato più giusto. Sì, però tante volte le partite sono sempre determinate, anche nell'equilibrio, quando si riesce comunque, come abbiamo fatto noi, a realizzare la rete che ci ha portato in vantaggio. È chiaro che poi quando si perdono due punti così all'ultimo momento, è vero, le partite non finiscono mai, per carità, però purtroppo gli episodi possono anche, ecco, gli errori di una squadra si possono anche vedere, magari si può anche, come si diceva prima, però ripeto, quella della punizione che è stata data, quella mi è sembrata un po' esagerata. Poi ovviamente Liurne ha fatto un gol strepitoso dove è stato un tiro imparabile anche per qualunque altro portiere, per carità, merito a lui. Ha chiesto qualcosa alla sua squadra, una squadra già importante, un piazza importante, allenatore altrettanto importante, ha chiesto qualcosa a Babbo Natale per la sua formazione? Babbo Natale, tanta serenità e tanta pace nel mondo, anche e soprattutto in salute, come si dice. No, vabbè, qualcosa sicuramente faremo. Noi siamo una squadra che magari, ma vedete, in questo campionato, questo è un campionato molto difficile, un girone molto molto difficile, ma molto difficile, per cui anche se sulla carta una squadra è più forte dell'altra, e io sono capitato anche nelle squadre dove sulla carta si è inferiori alle avversarie, poi è sempre difficile poterle vincere e dimostrare in maniera palese questa differenza, diciamo, e oggi ne è stata anche la dimostrazione su questo campo. Poi tra l'altro anche il campo per entrambi le squadre è sembrato un po', come dire, appesantito. Non erano brillanti, come poi ci sono stati anche diversi errori tecnici sia da una parte che dall'altra. Sono a disposito, Martina. Allora, mister, lei ha sempre allenato squadre, diciamo, blasonanti, no? Pavese, Cerignola, che hanno lottato sempre per il campionato. Quale campionato fa il Casarano e un giudizio sulla Nocerina, quelle squadre ha visto? No, una squadra, e l'avevo vista anche prima, una squadra che gioca a calcio, per carità, e riesce anche a venire fuori dalla propria metà campo e anche bene, manovrando palla. Ripeto, anche per loro questo campo non l'aiuta più di tanto in questo. E poi è una squadra organizzata, una squadra che gioca un buon calcio. Oggi ha fatto la sua partita contro una formazione dove io sempre, come dicevi, ho sempre allenato, soprattutto negli ultimi due anni, formazioni e squadre che devono, come dire, primeggiare, no? Essere protagonisti in questo campionato. Noi, anche io, ma anche quest'anno, assieme a questo gruppo di giocatori, cercheremo e siamo consapevoli anche di poterlo fare, di essere sempre tra le prime 5-6, insomma, anche perché ci sono tutte, non siamo soltanto noi, ma ci sono altre squadre attrezzate per poter vincere il campionato, per cui è un campionato molto molto impegnativo. E tu?